Anni scemi, in migliaia partecipano alla marcia contro l'antenna militare Muos. Un gruppo di attivisti ha fatto eruzione nella base americana, dove da ieri 9 persone protestano in cima ad alcuni tralicci. Un finanziere sarebbe rimasto ferito. La procura di Palermo apre un'inchiesta sulla morte avvenuta in casa di un uomo di 56 anni dopo una seduta di chemio. I magistrati vogliono accertare la correttezza dei dosaggi nella terapia. Familiari, amici, colleghi, in centinaia questa mattina hanno partecipato ai funerali di Giulia Foresta. La ragazza di 23 anni era morta in un incidente avvenuto la settimana scorsa durante un viaggio in Croazia. Partirà in ritardo la pausa estiva dell'Assemblea regionale siciliana. L'ultima seduta era prevista per ieri, ma lunedì si tornerà di nuovo in aula ad approvare la legge sulle incompatibilità e finanziamenti agli enti della ex tabella H. Buonasera e benvenuti dalla redazione del TG Med. Dunque, lo abbiamo appena anticipato nei titoli, migliaia di persone hanno partecipato in contrada Ulmo a Niscemi alla maxi manifestazione per dire no alla costruzione dell'antenna militare Muos all'interno della base americana. 9 persone sono ancora sui tralicci delle antenne all'interno della base dove sono entrati ieri sera. Il corteo è arrivato anche davanti a uno degli ingressi dell'impianto militare americano, riuscendo a superare la prima recinzione in legno e forzando il cordone delle forze dell'ordine. Ha seguito per noi il corteo di questo pomeriggio a Niscemi Luigi Perollo, ecco la cronaca. Sì, la manifestazione che è arrivata circa un'ora fa alle reti, ai cancelli dell'installazione militare di Contrada Ulmo, manifestazione che era partita intorno alle 16 dalla Sughereta di Niscemi con circa 2.000 persone, sindacati e comitati spontanei, alcune rappresentanze di istituzioni ed enti locali. Dicevo, la manifestazione è arrivata qua, ha avuto un epilogo inaspettato, anche se sperato dai comitati No Muos. C'è stato un primo scontro fisico con le forze dell'ordine, un primo tentativo di sfondamento insomma, dei cancelli è stato respinto con una carica della polizia. Poi i manifestanti si sono spostati lungo il recinto, lungo il perimetro dell'area militare, hanno divelto circa 100 metri di recinzione e sono entrati in uno dei settori periferici dell'impianto. In questo momento un'intera collinetta è stata occupata da almeno 800 persone, con loro ci sono non soltanto i No Muos, che già ieri sera con 10 attivisti avevano occupato 2 delle antenne all'interno dell'area militare, con loro ci sono diverse mamme e bambini, ci sono le mamme del comitato Mamme di Niscemi, ci sono rappresentanti sindacali. È una manifestazione inaspettata. In questo momento ovviamente le forze dell'ordine non possono intervenire perché il rischio di disordini sarebbe altissimo. Quindi è una situazione in ogni caso di tensione. Dicevo, è ciò che i comitati No Muos desideravano, ovviamente non lo scontro fisico ma l'irruzione all'interno della base, a testimoniare che questa installazione la Sicilia non la vuole. Sul banco degli imputati, e questa è una novità rispetto alla manifestazione del mese scorso, c'è il presidente della regione Crocetta, definito dai manifestanti un traditore. Sotto accusa ci sono ovviamente le ultime decisioni del governo regionale, forza del parere dell'Istituto Nazionale di Sanità. Crocetta non doveva illudere i siciliani, hanno detto questo pomeriggio i manifestanti, doveva e poteva dire fin da subito che probabilmente la Sicilia da sola non ce la faceva a combattere questa battaglia. La situazione qui in Contrada Ulmo resta tesa, naturalmente in questo momento non ci sono scontri, ma per tutta la notte continuerà il presidio degli attivisti No Muos. Grazie Luigi Perollo, ci sono delle novità invece per quanto riguarda la manifestazione. Come dicevamo, nel servizio è stato aperto un varco per la base militare americana. Un gruppo di manifestanti ha deciso di rimanere all'esterno dell'impianto, mentre un centinaio di persone sono riuscite a entrare a raggiungere gli attivisti che già da ieri, come abbiamo sentito, stanno manifestando su alcuni tralicci. È stata confermata anche la circostanza
circostanza che vede un militare della Guardia di Finanza rimasto ferito, comunque in maniera lieve, che adesso è stato già portato via da un'autoambulanza. Secondo le prime indiscrezioni arrivate, il finanziere potrebbe aver riportato una frattura o una forte contusione alla gamba sinistra. Cambiamo argomento perché un'inchiesta è stata aperta a Palermo per un nuovo caso di presunta morte da chemioterapia all'ospedale Policlinico. Un operaio di Borgetto di 56 anni, infatti, che aveva da un mese iniziato la chemioterapia al Policlinico, si è sentito male nella sua casa di Partinico dopo la somministrazione dei farmaci. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma senza risultati. Sulla morte di Simone, il PM ha disposto l'autopsia per verificare soprattutto se i dosaggi della terapia fossero corretti. La salma dell'operaio si trova all'Istituto di Medicina Legale in attesa di essere sottoposta ad autopsia. Il 29 dicembre del 2011, sempre al Policlinico, Valeria Lembo, 34 anni, morì a causa di un'eccessiva quantità di farmaci chemioterapici. Dopo la morte della donna, 6 persone sono finite sotto processo e il reparto di oncologia del Policlinico fu anche costretto a sospendere le attività per un certo periodo su volere del Ministero della Salute e dell'assessorato regionale competente. E restando in tema di presunti casi di mala sanità, sono arrivati oggi i risultati dell'autopsia sulla donna di Gangi, morta lunedì dopo un parto cesareo d'urgenza praticato all'ospedale Basilotta di Nicosia. Antonella Seminara sarebbe morta per un'embolia amniotica, secondo l'esame effettuato dal medico incaricato dal PM. Lo stesso patologo che ha effettuato ieri pomeriggio a Nicosia invece l'autopsia sul corpo del bambino. Bisognerà comunque attendere gli esiti degli esami istologici previsti per la fine di agosto, ma anche il deposito della perizia da parte del medico legale per confermare le esatte cause della morte. Noi adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, poi continueremo parlando di incidenti. C'è stata oggi un'altra vittima sulle strade siciliane. Dopo. Il 1 gennaio è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale dovuto anche per la gestione dei rifiuti. La TARES prende il posto della TARSU e comporta notevoli aumenti sulle cartelle esattoriali. Animica esegue tutte le procedure per l'adeguamento a normativa della tua azienda per farti ottenere un risparmio fino all'80%. Contattaci, un nostro consulente sarà a tua disposizione. La Tecnotel, dopo un attento studio, propone un sistema di sicurezza innovativo, il Biogeno Protect. Il dispositivo entra in azione solo in caso di tentato furto, saturando ambienti da 40 a 400 metri quadri in pochissimi secondi con una fittissima nebbia tossica. Un minimo importo per un grande risultato. Chiedi una dimostrazione gratuita presso la nostra sede 091 67 22 528. Ciò che non si può vedere non si può rubare. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Latte David, un brick, 83 centesimi. Melling omogenizzati di carne, 120 grammi, 1,99 euro. Mio latte, 12 brick, 9,90 euro. Pampers a sole e luna, 3,75 euro. Chicco bagno, shampoo 75 ml, 3,45 euro. Passeggino Chicco CT 06, 49,90 euro. Lettino da campeggio Compact, 29,90 euro.
Demma. Abbiamo i prodotti per il tuo bambino ai prezzi più bassi della città. Demma Sanitaria, via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47 a Palermo. Infoline 091 21 48 83. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39I, Palermo, info 091 5306 32. Beckers, la fattoria, tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke, a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina, contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica. Donna è morta in un incidente stradale sulla provinciale per Alcamo Marina. Teresa Cataldo, 61 anni, sposata e madre di tre figli, si trovava alla guida della sua auto che si è scontrata frontalmente con un'altra macchina, la cui conducente è rimasta illesa. Soccorsa da un'ambulanza del 118, Teresa Cataldo è morta un'ora dopo il ricovero nell'ospedale di Alcamo. Una grande folla commossa ha dato oggi l'ultimo saluto a Giulia Foresta, la ragazza di 22 anni morta in Croazia in un drammatico incidente in mare. Sentiamo Ambra Drago. Familiari, amici, compagni di scuola, conoscenti, centinaia di persone hanno affollato questa mattina la chiesa di San Francesco di Sales in via Notar Bartolo per dare l'ultimo saluto a Giulia Foresta. 22 anni appena, la ragazza è morta giovedì scorso in un terribile incidente in mare avvenuto in Croazia, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con le sue amiche. Un'avventura sportiva apparentemente senza pericolo, il parasailing, ma qualcosa è andato storto. Il cavo che teneva ancorato la ragazza, insieme alla amica che era in tandem con lei al motoscafo, non ha retto, non si sa ancora se per un guasto o perché è agganciato male, e si è spezzato facendolo precipitare giù da un'altezza di oltre 10 metri. Fatale per lei il violentissimo impatto con l'acqua e la vacanza in pochi istanti si è trasformata in tragedia. La salma di Giulia è stata riconsegnata alla sua famiglia soltanto due giorni fa, poi il rientro in Italia via mare da Dubrovnik e ieri l'arrivo a Palermo. Bella, solare, amata da tutti, Giulia era una studentessa iscritta alla facoltà di giurisprudenza. Ad accarezzare la sua foto incorniciata oggi è la sua bara alla riva in chiesa, centinaia di mani. Un ultimo viaggio che nessuno si sarebbe aspettato per lei così giovane, e che dopo la Croazia sarebbe volata come sempre a Lampedusa, dove l'attendeva il suo fidanzato. Intanto molti aspetti restano da chiarire riguardo all'incidente che le è costato la vita. La magistratura croata è al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica e soprattutto le cause della tragedia, per verificare se vi siano responsabilità o imperizia da parte del conducente del motoscafo. A chiedere con forza che venga accertata la verità sono oggi prima di tutto i genitori di Giulia e i suoi tanti amici, che si sono radunati stamattina per dirle addio. E c'è un'altra tragedia sulla quale si sta indagando in queste ore a Palermo: la morte di Maria Rosalia Marino, la donna di 30 anni, deceduta ieri pomeriggio sul litorale della Daura, vicino allo stabilimento L'Ombelico del Mondo 2. La ragazza avrebbe accusato un malore dopo un bagno e sarebbe caduta dopo aver perso i sensi. Inutile per lei la corsa all'ospedale Villa Sofia. Non è ancora chiaro però se a causare la morte sia stata proprio la caduta, ossia l'aver sbattuto la testa sugli scogli, il malore da cui è stata accolta all'improvviso. È probabile che a fare chiarezza possa essere l'autopsia, quando i medici del 118 sono intervenuti per soccorrerla. Inoltre non c'erano tracce di sangue per terra né sul viso. Parliamo adesso di politica, perché come era prevedibile è stata una lunga notte quella trascorsa all'ARS, che alla fine ha approvato gli articoli del DDL antiparentopoli, spostando però a lunedì prossimo il voto finale. Non è l'unica norma discussa, sarà d'Ercole però ad essere rinviata. Sentiamo perché da Federica Di Gloria. Dopo una maratona notturna, l'Assemblea regionale ha approvato gli articoli del disegno di legge cosiddetto antiparentopoli, riscritto integralmente dal governo Crocetta dopo i dubbi di incostituzionalità sollevati qualche giorno fa dal commissario dello Stato Aronica. Le forze politiche sono dunque riuscite a fare sintesi sul testo, che fissa nuove norme di incompatibilità e incandidabilità per i parlamentari. Dopo numerose sospensioni dei lavori per dare la possibilità alle commissioni e ai capogruppo di riunirsi per arrivare ad
un accordo. L'Aula ha dunque approvato l'articolato sull'emendamento sostitutivo del disegno di legge, ma ha rinviato a lunedì prossimo la votazione finale. È stato inoltre incardinato il disegno di legge che stanzia i fondi per gli enti e le associazioni della ex tabella H. Ieri c'era stata una nuova manifestazione davanti a Palazzo dei Normanni. Il disegno di legge attuale, dopo l'esame notturno in Commissione Bilancio, prevede una disponibilità finanziaria di 8 milioni e mezzo di euro e interventi per i teatri. 5 milioni di euro sono invece destinati alle province. Palazzo dei Normanni dunque non chiude i battenti come inizialmente previsto per oggi, ma continuerà a lavorare anche nella settimana di Ferragosto. Sala d'Ercole tornerà a riunirsi lunedì prossimo a mezzogiorno. E proprio di questo rinvio della pausa estiva ha parlato anche il presidente dell'Assemblea regionale Ardizzone durante la tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Sentiamo dunque l'intervista. Sono convinto che verrà approvata e chiaramente non tanto per la legge sull'incompatibilità, perché aspettiamo solo il voto finale dei 46 parlamentari, sappiamo che è una legge a procedura rafforzata che sarà sottoponibile a referendum, ma per quello che riguarda la legge che annulla la cosiddetta tabella H e che ridistribuisce le poche risorse a disposizione, non escludo che si possa aprire un dibattito in aula, quindi una riserva me la tengo. Proprio sulla base della separazione dei poteri che sono stati sanciti con la riforma del 2001, spesso si pensa che sia il governo a dover dettare l'agenda del Parlamento, non è assolutamente così, è la presenza di tanti nuovi parlamentari e questi primi mesi sono serviti proprio da rodaggio per collaudare la capacità di ciascun gruppo, di ciascun parlamentare, perché vengano portate avanti le singole iniziative. Le grandi riforme, le riforme strutturali, quelle che possono permettere di sbloccare finanziamenti, soprattutto i finanziamenti comunitari. I rapporti tra governo e Parlamento non sono sempre sereni, non lo sono stati in questi mesi sempre sereni? Ma c'è chiaramente una forte dialettica. Spesso la contrapposizione nasceva proprio dal fatto che si pensasse che c'erano grandi risorse da ripartire. In realtà noi sappiamo che le somme a disposizione con la finanziaria sono stati solo 9 milioni di euro, una maggiore sinergia obiettivamente non guasterebbe, però sui momenti importanti il Parlamento con il Governo si è ritrovato. Certo, devo dire che il Parlamento deve essere più presente in aula, deve dare risposte alle interrogazioni, deve dare seguito alle mozioni che vengono approvate dai singoli parlamentari, perché l'attività ispettiva, l'attività di controllo, l'attività di indirizzo politico è altrettanto importante all'attività del legiferare. Dopo ben 22 anni è stato arrestato l'ultimo killer di un gruppo che nel 91 tentò di uccidere a Niscemi due presunti esponenti della Stida. Oggi così il cerchio si è chiuso con l'estradizione dalla Germania di Salvatore Vallone, che era stato arrestato il 22 aprile scorso dalla squadra mobile di Caltanissette e dall'Interpol in cooperazione con la polizia tedesca a Metzingen in Germania. Si trova adesso nel carcere di Rebibbia a Roma. I carabinieri di Ragusa hanno arrestato 6 persone a Vittoria con l'accusa di concorso in furto pluriaggravato. Il gruppo, attivo su tutto il comprensorio ibleo, era specializzato nei grossi colpi in abitazione, nelle aziende agricole ed artigianali ed agiva inoltre operando di notte utilizzando radiotrasmittenti e visori notturni sequestrati nel corso di alcune perquisizioni. Le indagini sono cominciate nel luglio dell'anno scorso a seguito del tentato omicidio di uno degli arrestati raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco e poi le indagini sono terminate invece nel gennaio 2013 quando è stata rinvenuta buona parte della refurtiva. Torniamo ad occuparci di parcheggiatori abusivi perché un tunisino di 27 anni è stato arrestato a Palermo in via Rocco Pirri. Non solo pretendeva infatti ben 3 euro da un automobilista, ma lo ha anche minacciato di ritorsioni nel caso in cui non avesse pagato. In particolare avrebbe fatto capire all'uomo, un commerciante, che avrebbe bruciato non solo la sua vettura ma anche il suo negozio. Individuato dai carabinieri, il parcheggiatore abusivo è stato arrestato, giudicato per direttissima e condannato a 1 anno e 8 mesi, pena sospesa e 300 euro di multa. Resta critica a Palermo la situazione dei rifiuti mentre va avanti la raccolta straordinaria, infatti continuano anche diversi incendi di cassonetti e si va inoltre verso la bonifica della discarica di Bellolampo. Sentiamo.
Nelle zone più centrali della città la situazione torna sia pure lentamente alla normalità e la maggior parte dei marciapiedi sono stati liberati dai rifiuti, ma in molti altri quartieri la situazione resta di piena emergenza. Lo dimostrano non solo le discariche a cielo aperto che continuano a creare disagio a migliaia di residenti, complice il caldo afoso di queste ore, ma anche la lunga sequenza di incendi di cassonetti. Quella appena trascorsa è stata infatti l'ennesima notte di roghi a Palermo. Da Borgo Nuovo a Bonagia, da Viale Michelangelo allo Zen, i vigili del fuoco sono stati costretti ad un'altra notte di superlavoro per spegnere le fiamme appiccate a cassonetti e cumuli di immondizia. Incendi anche in provincia, nelle zone di villeggiatura come Carini e Cinisi, anche qui la raccolta è al collasso. Incendi sono stati spenti nella zona industriale lungo la statale 113, ma restano invase dai rifiuti anche le bretelle che affiancano l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La raccolta straordinaria prosegue in azione in città, pale meccaniche, ruspe e anche una gru per cercare di smaltire gli arretrati. Proprio ieri, peraltro, è stato aperto un nuovo fascicolo sull'ultima emergenza rifiuti a Palermo. La procura intende indagare sulle cause che hanno portato agli accumuli di queste settimane e che, secondo il comune, sono stati provocati dalle difficoltà nel passaggio dall'AMIA alla RAP. Notizie rassicuranti arrivano invece sul fronte della raccolta differenziata e di Bellolampo. Dalla regione, infatti, arrivano 12 milioni di euro per incrementare il servizio nelle zone già coinvolte e per attivarlo in un altro perimetro della città, finora escluso. Quanto alla discarica palermitana, proseguono a ritmo serrato i lavori per ultimare la sesta vasca. Il primo lotto è stato completato, entro pochi giorni potrebbe essere già disponibile. È ricoverata in pericolo di vita nell'ospedale Cannizzaro di Catania una donna di 78 anni che ha riportato un ematoma cerebrale durante uno scippo in Viale Vittorio Veneto. Un giovane l'ha fatta cadere violentemente a terra per rubarle una collana d'oro. La donna si apprende dall'ospedale. La notte scorsa è stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia e adesso è sotto osservazione nel reparto, appunto, di rianimazione dell'ospedale. Su questo episodio sta indagando la polizia. Un nuovo sciopero degli autobus è previsto a Palermo al ritorno dall'estate. Ne parliamo nell'ultima parte del TG. A dopo. La Tecnotel, dopo un attento studio, propone un sistema di sicurezza innovativo, il Biogeno Protect. Il dispositivo entra in azione solo in caso di tentato furto, saturando ambienti da 40 a 400 metri quadri in pochissimi secondi con una fittissima nebbia tossica. Un minimo importo per un grande risultato. Chiedi una dimostrazione gratuita presso la nostra sede 091 67 22 528. Ciò che non si può vedere non si può rubare. Ciao, ho Vonita Antichità. Ricordati, io compro e pago in contanti. Dopo tutto quello che abbiamo comprato nella pubblicità precedente, possiamo vendere a prezzi straordinari. Per cui ricordati che fra comprare in contanti e dare la possibilità di poter vendere anche a rate, siamo l'unica forza nell'antiquariato. Veniteci a trovare. È una grande occasione. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39I, Palermo. Info 091 5306 32. Becker's, la fattoria. Tutto buonissimo, tutto bellissimo. Antipasto caldo, pizza scelta e bibita, con animazione karaoke a sole 15 euro. La domenica, menù fisso a soli 20 euro, con incluso l'ingresso in piscina, contrada San Michele, Altavilla Milicia. Segui la segnaletica. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere, i nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Mistretta Specchi, industria, mobili e accessori da bagno e box doccia. Diamo forma e dimensioni alle vostre idee. Mistretta
Vendita Specchi. Via Prospero Favier 11, zona industriale Brancaccio, Palermo. Per i mesi di luglio, agosto e settembre il trasporto e il montaggio sono gratuiti. Ti vuoi allenare accanto ai giovani rosanero del Palermo? Iscriviti ai corsi della Polisportiva Calcio Sicilia. Con noi tuo figlio non imparerà solo i fondamentali di calcio seguito da istruttori federali, ma ad essere uno sportivo protagonista, come la formazione giovanissimi finalista della Pool Scudetto Nazionale. I corsi si svolgono nella nuovissima struttura del Centro Pisani, la più attrezzata della Sicilia, con un impianto di calcio a 11 e altri campi a 5, a 7 e a 8, tutti in erba d'ultima generazione. Calcio Sicilia, il futuro dei campioni in erba. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Uno sciopero generale dei dipendenti AMAT, azienda di trasporto pubblico di Palermo, è prevista per lunedì 9 settembre. Lo hanno proclamato i sindacati CGIL, CISL, UIL, ORS e CISAL, che chiedono all'azienda garanzie sul piano industriale e sul contratto di servizio. Inoltre i sindacati ricordano che il numero di autobus in servizio è insufficiente, una situazione che con la riapertura delle scuole diventerà ancora più grave. Allo sciopero non aderirà però il sindacato Cobas, che definisce la protesta come pretestuosa. Non è così che si risolvono i problemi che sta vivendo l'azienda, dice il sindacato, ma sedendosi attorno ad un tavolo senza personalismi e senza protagonismo. Resta davvero esplosiva la situazione sul fronte sbarchi. Nel Ragusano oltre 100 immigrati sono stati soccorsi nella notte, mentre a Porto Empedocle c'è stata una vera e propria fuga di massa. Sentiamo. Erano in tutto 115 migranti sbarcati all'alba a Pozzallo, nel Ragusano, tutti somali, eritrei, pakistani e afghani e tutti richiedenti asilo politico. Sono stati soccorsi vicino alle coste libiche da una nave mercantile battente bandiera libanese, ma con equipaggio siriano, che ha attraccato direttamente al porto di Pozzallo. Qui i migranti sono stati identificati e condotti al centro di prima accoglienza. In mare invece è avvenuto il soccorso di due migranti da parte di un pattugliatore della Marina italiana. Presentavano segni di malessere prodotti dalla disidratazione e sono stati trasferiti negli ospedali di Vittoria e Modica. Con l'arrivo di questi extracomunitari, il numero di ospiti nel centro di prima accoglienza del Ragusano supera le 400 unità. Una situazione insostenibile che pone anche problemi di ordine pubblico. Situazione esplosiva anche a Porto Empedocle, dove circa 180 migranti, dei 236 giunti in nottata a bordo di un pattugliatore italiano, sono fuggiti dalla tenso struttura della protezione civile sistemata al porto. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche battendo tutta la zona. I migranti erano giunti a Porto Empedocle dopo essere stati salvati su un barcone a sud di Lampedusa. Nel centro di accoglienza dell'isola rimangono intanto 634 migranti. Ieri due dei tre barconi intercettati nel pomeriggio erano stati dirottati altrove, uno di questi proprio a Porto Empedocle. Nelle prossime ore sono previsti altri voli per il trasferimento parziale in altri centri di accoglienza italiani, ma gli avvistamenti a largo proseguono. Ecco, questo servizio chiudiamo qui la nostra edizione del TG Med. Prima però vediamo insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Quella di domani sarà una giornata segnata da condizioni di moderata nuvolosità, soprattutto sul settore occidentale dell'isola, ma con prevalenza di sole. Le temperature saranno generalmente stazionarie, ma le massime si manterranno su valori piuttosto elevati. Venti moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sul settore occidentale, mari da mossi a localmente agitati.